Incendio in camera da letto, salvati dai pompieri nella notte due anziani di Fiorenzuola, le fiamme si sarebbero sprigionate dalla termocoperta. Nel pomeriggio incendio in un'azienda agricola del comune di Gragnano. Picchiata e violentata, una donna dopo l'ennesima lite finita al pronto soccorso ha trovato il coraggio di denunciare il marito che è stato arrestato. Bus gratis per i pendolari, chi ha l'abbonamento del treno potrà viaggiare gratuitamente sul pullman per raggiungere la stazione, lo prevede il nuovo piano trasporti regionale. Un parco abbandonato, proteste dei cittadini per le condizioni del Parco della Galleana, polmone verde della città. In via da San Gallo è iniziato l'abbattimento degli alberi. Al mercato impazza il carnevale, le maschere di teatro gioco vita questa mattina hanno fatto capolino tra le bancarelle, il servizio nel TGL+. Doppia sfida toscana per le piacentine di Lega Pro, incontro al Garilli contro la Pistoiese per il Piacenza, Pro Piacenza impegnato a Carrara.